Ma ciao ragazzi, oggi volevo condividere con voi i 10 cartoni animati che più hanno segnato la mia infanzia barra adolescenza. Potrei citarne molti di più, ma questi, a mio giudizio, sono stati i miei 10 più significativi. C'è da considerare un fatto: io abitavo in un piccolissimo paese di campagna quando ero ragazzino, dove Italia 7 non riceveva, quindi niente Tigerman, niente Sanpei, niente Kenshiro. Quindi non aspettatevi questi titoli, questi li ho recuperati quando ero più grandicello. Userò date e nomi di Mediaset perché sono quelli con cui sono cresciuto e sia io che tanti di voi dobbiamo ringraziare purtroppo la Mediaset per averci fatto conoscere tante serie. Comunque, bando alle ciance e via con la classifica! Chobin, il principe stellare. In onda in Italia dal 1982. Chobin è una buffa creatura, in realtà è una vera e propria larva della sua razza, che allo stadio adulto assumerà la forma di un bellissimo umanoide dotato di ali trasparenti e lineamenti elfici, che precipita sulla Terra dopo la conquista del proprio pianeta natale da parte delle tirranniche forze di Brunga, figura demoniaca paludata in un manto oscuro e dotata di ali da pipistrello. Aiutato da un anziano eremita e dalla sua nipote, oltre che dagli animali della foresta con cui riesce a comunicare in qualche modo grazie al talismano denominato Goccia di Stella, il piccolo principe stellare eviterà dapprima le insidie e i sicari inviatigli contro da Brunga e quindi muoverà al contrattacco riuscendo a sconfiggerlo e a liberare sua madre, caduta sua prigioniera. Mi ha segnato perché ancora oggi, quando ascolto la sigla, penso a mia madre e a quando mi faceva fare il riposino pomeridiano. Kiss Me Licia, trasmesso in Italia dal 1983, mio anno di nascita. Lo guardavo sempre, anche perché precedeva alcuni altri cartoni che amavo particolarmente, quindi lo guardavo un po' a forza, nonostante non mi piacesse troppo all'inizio, ma non posso negare che mi abbia segnato e anche strappato molte risate per il gatto Giuliano che, a mio parere, insieme a Mirko, era il personaggio che amavo di più in assoluto. L'opera racconta la storia di Licia, una ragazzina che lavora al Mambo, un ristorante gestito dal padre Marrabbio. Un giorno Licia vede per caso Andrea, un bambino che frequenta l'asilo, scappato di casa col suo gatto Giuliano, e si prende cura di loro. Poco dopo, mentre cammina per strada, si scontra con Mirko, il fratello maggiore di Andrea, nonché leader e cantante del gruppo dei Beehive. Preoccupato per la scomparsa del fratellino, dopo un primo momento d'attrito, tra i due nasce un'amicizia destinata a tramutarsi in un travolgente amore. Ma le cose non sono così semplici, perché Licia ha una mezza storia d'amore con il tastierista del gruppo di Mirko, Satomi. Tra i due sorgerà una grande rivalità, che comprometterà il successo della band. Lupin III, su Mediaset dal 1987. Non ha bisogno di presentazioni, sicuramente emozionante e geniale. Sfido qualcuno a non aver mai sentito parlare delle avventure di questo trio di ladri e del povero investigatore Zenigata continuamente beffato da Lupin. Un anime che mi ha tenuto incollato al televisore un sacco di tempo, mi ha segnato perché sognavo un giorno di diventare anch'io un abile ladro come Lupin, mai maleducato e un gran gentleman. Le forme esagerate di Margot, invece, rimarranno per sempre impresse nella mia mente. Quello che mi è piaciuto di più di quest'opera è il legame che la banda riesce a creare ogni volta che prepara un nuovo colpo. Si merita sicuramente una posizione nella mia top 10 dei cartoni animati che ho amato. Il mistero della pietra azzurra, 1991. Nadia, una ragazza 14enne orfana e dalla pelle scura che lavora come acrobata in un circo, incontra Jean, un suo coetaneo. Il ragazzo, che si innamora a prima vista di lei, è un geniale inventore giunto alla realizzazione di un aeroplano efficiente. I due ragazzi devono però sfuggire a un tentativo di rapimento da parte di un trio di avventurieri, Rebecca, Hanson e Sansone, che vogliono impossessarsi del gioiello che Nadia porta al collo, una pietra azzurra. Ero incantato, assolutamente rapito dal personaggio di cui ero follemente innamorato. Per anni ho creduto che la mia ragazza ideale dovesse rispecchiare la protagonista, Nadia. E non nascondo che ancora tuttora sarebbe bello esistesse una persona così forte, coraggiosa e bellissima. È quasi magia Johnny, 1989. Ancora oggi, quando sento l'inizio di questa sigla, ho i brividi. Mi scoppiano in testa tantissimi ricordi di un cartone animato che ha sicuramente fatto parte di me. L'opera è incentrata sul triangolo d'amore tra un ragazzo dei poteri paranormali, di nome Johnny, Sabrina e Tinetta. Johnny è un ragazzo quindicenne, che, cambiata per l'ennesima volta città a causa delle sue sorelle che usano a sproposito i poteri, conosce la bella Sabrina, la quale gli regala un cappello rosso di paglia e ne rimane subito affascinato. Ben presto viene introdotto il personaggio di Tinetta, amica del cuore di Sabrina, che si innamora di Johnny e si avvicina sempre di più al ragazzo.
Nella scuola che frequenta, Johnny stringe poi amicizia con Michael e Carlo. Questo cartone animato mi ha particolarmente segnato perché mi ha messo a conoscenza dei poteri di telecinesi e, anche io, immaginavo di riordinare la mia camera solamente con il pensiero. Mile Shiro, 1986. Che dire, uno dei cartoni animati più completi che io abbia mai visto. Del genere sportivo, ma col giusto dosaggio di amore e simpatia. Mi ha segnato perché penso che in quest'opera la sofferenza e l'impegno per diventare bravi in uno sport vengano ben rappresentati, soprattutto nella figura esageratamente dura e crudele dell'allenatore Daimon. È la storia dell'ambiziosa ed energica alunna delle medie Mila Tsuki, una ragazza di campagna che si trasferisce a Tokyo per andare a vivere con suo padre e per frequentare le scuole medie. La madre di Mila, che la protagonista crede essere morta, è un'ex campionessa di pallavolo, che aveva militato anche nella nazionale giapponese e che per continuare a giocare aveva abbandonato la sua famiglia quando Mila aveva pochi anni. Il padre, per non far soffrire troppo la figlia, aveva deciso così di far credere alla piccola che la madre fosse morta. Mila ha anche un fratellino minore adottivo, Sunny, molto legato alla sorella maggiore, che la segue ovunque lei vada, anche a scuola e alle partite di pallavolo. Pokémon, anno 2000. Che dire, li conoscono perfino gli alieni. Nell'anime il protagonista è Ash Ketchum, un ragazzo di Biancavilla, deciso a diventare maestro di Pokémon, ovvero a raggiungere il maggior grado di abilità come allenatore. Il giorno in cui finalmente deve ricevere il suo primo Pokémon però si sveglia tardi e al suo arrivo al laboratorio del professor Oak, quest'ultimo è costretto a consegnargli l'unico Pokémon rimastogli, Pikachu, che diventerà la sua inseparabile spalla. La storia si svilupperà con la conoscenza di tantissimi altri personaggi e centinaia di Pokémon, un'opera unica nel suo genere che ha accompagnato la mia adolescenza e anche oltre, segnandola con il cartone animato e i videogiochi tratti dalla serie. Pollon, 1982, semplicemente geniale, con una sigla che ascolteresti milioni di volte senza stufarti, come del resto gli episodi, sempre divertenti e per niente noiosi. Riguardo ancora oggi puntate di questo anime credendolo semplicemente unico e sotto alcuni versi ineguagliabile per un sacco di fattori. Pollon è una bambina con riccioli biondi, vispa, intelligente e curiosa, è l'unica figlia del dio Apollo e vuole a tutti i costi diventare una dea a tutti gli effetti. In qualità di figlia di un dio, abita sull'Olimpo e rivive buona parte delle storie ispirate dalla mitologia greca. A causa del suo forte desiderio di diventare dea, suo nonno Zeus stabilisce un patto con lei. La farà diventare una dea quando avrà riempito un magico salvadanaio con le monete che lui le donerà ogni volta che compierà una buona azione. Mi ha segnato per l'allegria pazzesca che mi metteva addosso con la splendida caratterizzazione dei personaggi, come Eros, dio dell'amore. Holly e Benji, 1986. Una droga. Ai tempi giocavo a calcio, ero portiere e capitano di una piccola squadra e sulla fascia da capitano avevo fatto scrivere il nome in giapponese di Benji, Genzo Wakabayashi. Prima di ogni partita leggevo un manga di Holly e Benji per darmi la carica. Non serviva molto perché perdevamo quasi sempre, ma devo dire che mi dava la carica giusta per dare comunque il massimo. La storia parla di un ragazzino giapponese, Oliver Hutton, il cui obiettivo è vincere il campionato mondiale di calcio. Figlio di un capitano di navi e di una casalinga, Oliver si trasferisce quando sta per iniziare l'ultimo anno delle elementari nella città di Fujisawa, dove decide di iscriversi alla scuola pubblica Nankansu e non, come inizialmente previsto, alla privata St. Francis. Dopo aver conosciuto Bruce Harper, capitano della squadra delle elementari New Team, decide di sfidare il portiere della rivale St. Francis, Benjamin Price, che gode della fama di essere pressoché imbattibile. Fama che appunto terminerà per colpa di Holly. Dragon Ball, prima edizione italiana 1989. Scontato che per me sia al primo posto, una leggenda, un mito, senza Dragon Ball io non sarei qui a parlare con voi. È partito tutto da qui, la mia passione per gli anime, i manga, i cosplay, tutto grazie all'opera di Akira Toriyama. Mi ha colpito subito, fin dal primo episodio che guardai. Ero già grandicello, era in onda la serie Z quando un mio amico mi aveva caldamente consigliato di guardarlo, e da lì è stato l'inizio della fine. Mi sono buttato a studiare Dragon Ball come se fosse stata una materia scolastica, partecipando a tornei di quiz online in tempo reale sulle chat di Mirce, e aprendo un sito internet. Anni dopo è arrivato anche il mio primo tatuaggio e l'ho dedicato al mio personaggio preferito, Vegeta nella versione Majin. Una storia magica, una pietra miliare dell'animazione giapponese che va assolutamente vista e si merita il primo posto della classifica della mia vita, come scommetto che sia al primo posto per tanti di voi.